E adesso sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'Università della Chiesa, che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Sua Eccellenza Monsignor Angelo Acerbi, nunzio apostolico. Sua Eccellenza Monsignor Carlos Gustavo Castillo Mazzasoglio, arcivescovo di Lima, Perù. Sua Eccellenza Monsignor Vicente Bocalic Eglig, arcivescovo di Santiago de los Estero, primato dell'Argentina. Sua Eccellenza Monsignor Cabrera Gerardo Cabrera Herrera, arcivescovo di Guayaquil, Ecuador. Sua Eccellenza Monsignor Natalio Chomalí Garib, arcivescovo di Santiago del Cile. Sua Eccellenza Monsignor Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo, Giappone. Sua Eccellenza Monsignor Pablo Virgilio Siongo David, vescovo di Caloocan, Filippine. Sua Eccellenza Monsignor Ladislav Demet, arcivescovo di Beograd Smederevo, Serbia. Sua Eccellenza Monsignor Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre. Sua Eccellenza Monsignor Ignaz Besi Dongbo, arcivescovo di Abidjan, Costa d'Avorio. Sua Eccellenza Monsignor Jean Velasco, Jean Paul Vasco, arcivescovo di Alger, Algeria. Sua Eccellenza Monsignor Pascalis Bruno Siukur, vescovo di Bogor, Indonesia. Sua Eccellenza Monsignor Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran, Isfahan, Iran. Sua Eccellenza Monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino. Sua Eccellenza Monsignor Baldassare Reina, da oggi vicario generale della diocesi di Roma. Sua Eccellenza Monsignor Francis Leo, arcivescovo di Toronto, Canada. Sua Eccellenza Monsignor Rolandas Macricas, arciprete coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Sua Eccellenza Monsignor Nicola Beachhawk, vescovo dell'eparchia St. Peter and Paul of Melbourne, delle Ucraine. Il Reverendo Padre Peter Joseph Radcliffe, teologo. Reverendo Padre Fabio Baggio, sottosegretario della sessione Migranti e Rifugiati nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Monsignor George Jacob Kovacat, ufficiale della Segreteria di Stato, responsabile dei viaggi papali. Preghiamo per i nuovi cardinali, affinché confermando la loro adesione a Cristo, sommo sacerdote misericordioso e fedele, mi aiutino nel ministerio di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo di Dio. E a tutti voi vi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.